Eros, allora mi chiamo Anna Laghigne, sono una docente di lingua inglese, sono in realtà anche di lingua tedesco, quindi molto confusa dal punto di vista linguistico. E forse questo è stato anche un vantaggio per i miei allievi, perché per me la lingua è comunicazione, e quindi cerco di portarli direttamente nel gioco, da mettere in, anche qui ci sono due miei allievi che mi stanno guardando, dicono sì prof, nella interattività. Dunque cercheremo, possibilmente anche con l'aiuto di Eros, di fare questa presentazione interattiva. Quindi spieghiamo un pochettino e poi vediamo se riusciamo a far vedere anche qualcosa dei lavori che hanno fatto i ragazzi, perché la teoria va bene, ma per imparare veramente la lingua bisogna mettersi in gioco, bisogna provare a parlare. Dunque io sono in realtà austriaca, vedo i miei colleghi in Austria, anche in Europa, e vedo dei figli dei miei vicini di casa sulle montagne vicino a Bad Pankirchen che parlano italiano, che parlano inglese, che non hanno paura. Perché i nostri ragazzi hanno paura di parlare? Perché questo? Io sono partita da questa domanda. Dunque, in parte anche perché sono stata formatore per la European Schoolnet Academy, ho fatto molti corsi per loro, e quando mi hanno chiesto perché io lo insegno strano, in realtà penso che non sono io che insegno tanto strano. Tanto è vero che in Europa hanno pensato che il mio modo di insegnare non è tanto strano. Hanno dato un premio per la prima volta, forse non si sa molto e non si sa nella nostra città, ma è stato conferito per la prima volta un premio a degli insegnanti nell'ambito dell'Agenda Digitale 2020. L'agenzia si chiama European Skills per il Lavoro e mira a sviluppare le competenze digitali dei cittadini europei. Per la prima volta hanno dato questo premio agli insegnanti. Due insegnanti in Europa hanno avuto questo premio per Outstanding Use of ICT for Teaching, cioè l'uso delle competenze digitali nella classe. E una di queste è una friulana. Sono stata io, sono andata a Lussemburgo e mi hanno dato questo premio. Dunque, perché è importante sviluppare le competenze digitali in modo trasversale nella classe? Perché queste competenze danno delle opportunità. Nella conferenza High Skills per cui ho partecipato, la Commissione Europea ha lanciato questo è il poster originale, dalla Digital Skills. E come si vede qui, queste competenze digitali non sono solamente per i giovani, sono sicuramente anche per la fascia intermedia della popolazione attiva, ma anche per le persone anziane. Praticamente avere una competenza digitale oggi è un necessario per poter accedere a delle opportunità, non solamente di scambio, non solamente di lavoro, ma proprio anche di libertà, di poter accedere alla rete internet e avere informazioni direttamente. Quindi è molto importante per i ragazzi. Chi non ha competenza digitale oggi parte svantaggiato, ha un handicap. Al nostro paese non sta bene nelle statistiche in questo senso. La scuola è molto staccata dal mondo reale. Cioè i nostri ragazzi sono pieni di device, si calcola che stanno 6 ore al giorno online, ma questo loro modo di stare online non è produttivo, è ancora troppo legato al gioco. Dunque, queste sono le competenze che dobbiamo anche attraverso tutte le materie cercare di sviluppare. La competenza della comunicazione e della collaborazione, sempre di più. Ai nostri ragazzi viene chiesto di saper collaborare. Quando vai a lavorare non hai il tuo banchetto, ormai sempre di meno ci sarà la scrivania dell'impiegato, sempre di più invece ci saranno i team, le start-up, le idee da sviluppare, i progetti da portare avanti. La creatività, l'ultimo passo è la creatività. La creatività serve per sviluppare nuove idee, per risolvere problemi complessi a quale non si può applicare le vecchie soluzioni. Andiamo avanti. Il fatto è che quando noi insegnanti cerchiamo di metterci in gioco, cerchiamo di portare le competenze digitali della classe, di fare qualche progetto, vediamo subito che queste parole, nativi digitali, ci dicono: ah, ma questi ragazzi sanno fare tutto, perché fino a un anno loro riescono a accendere televisione da solo, oh, giocano con il cellulare della mamma. Anche questa bimba, per esempio, vedevo che faceva le foto tranquillamente. Ma una cosa è essere
giocatori digitali, avere un intuito digitale. Ben altra cosa è usare le competenze digitali per produrre qualcosa. Quindi ho scritto che queste parole nativi digitali soffiano al vento, ma è scritto sulla sabbia, cancellato immediatamente. I nostri ragazzi sanno fare selfie, sanno andare su WhatsApp, lo usano anche in modo improprio per scambiarsi i compiti. Noi insegnanti dovremmo sapere questo fatto. Quando andiamo da fare dei compiti per casa, loro, prima cosa, come entrano il primo giorno della classe, il gruppo su WhatsApp per fare compiti, e noi pensiamo veramente che per fare compiti o per scambiarsi la soluzione dei problemi. E poi, per andare sui social, scaricare la musica legalmente e fare tante altre belle cose. Ma con la tecnologia noi dobbiamo imparare a cercare le informazioni, validarle. Quali sono le bufale? È pieno di bufale sul web, pieno. Dunque, che cosa è veramente valido? Analizziamo, destrutturiamo, prendiamo alcune parti, mettiamole insieme, mappiamo le informazioni e creiamo qualcosa. Non possiamo essere solo consumatori passivi. Io vedo la mia Sofia che mi guarda e dice, prof, sì, non possiamo fare solo questo. Loro devono usare la tecnologia. Sono loro che devono sviluppare competenza, non noi insegnanti. E poi anche altre competenze, essere cittadini digitali. Questo ultimo, cyberbullismo, spaventa molto gli insegnanti, spaventa molto anche i genitori, e l'abbiamo pure letto sui giornali. Che cosa passa su internet quando non c'è l'educazione? Ma se i genitori hanno bisogno di avere delle informazioni a tale riguardo, perché non sappiamo che cos'è il sexting, che cosa sono tutte queste cose. Ma più di fare la caccia alle streghe e spaventare, non dobbiamo imparare a usare la tecnologia senza paura. Dunque, che cosa è per me insegnare la lingua? È chiaro che noi che insegniamo la lingua insegniamo a leggere, ascoltare, scrivere, produrre, eccetera. D'accordo? Ma io prima di tutto voglio insegnare comunicazione. Voglio dare a me e ai ragazzi possibilità di sviluppare competenze, competenze europee. La competenza che abbiamo visto, la tecnologia, è aumentativa, è inclusiva. Il web 2.0 dà la possibilità a tutti di commentare immediatamente. Succede qualcosa, non ti piace, lo dici, il Brexit, oh il Brexit. Subito tutti possono cliccare, dire, essere protagonisti attivi. Ma è importante che questo protagonismo attivo sia propositivo e non solamente distruttivo. Dunque, la creatività. La creatività rende la vita di un essere umano diversa, più ricca, più qualitativa. E non lo dico io, la creatività fra l'altro è contagiosa ed è bellissima, perché più la usi e più la sviluppi. Non c'è un'altra cosa che noi, persino la nostra gioventù, finirà, ma la creatività tu più la usi e più la sviluppi. E inoltre, non lo dicevo io, questo lo conoscete tutti, quando smetti di imparare, tu smetti di vivere. Quindi questo è molto importante da trasmettere ai nostri ragazzi. So, questo è il nostro manifesto. Che cosa facciamo noi nella classe? Chiaramente attraverso l'inglese, ma non solamente. Noi non solamente navighiamo la rete, non solamente clicchiamo, non solamente chattiamo, non solamente giochiamo sulla rete. Noi vogliamo anche inventare, noi vogliamo progettare, noi vogliamo creare, costruire e condividere. Come lo possiamo fare? Allora, chiaramente le informazioni sono accessibili a tutti, e questo ha cambiato il nostro mondo. Se dice che c'è un, prima si diceva avanti Cristo, dopo Cristo, adesso c'è avanti Google, dopo Google, Google ha cambiato tutto. Più di 1 milione di entries, di ricerche, e quindi tu hai bisogno di un treno? Chi telefona più a FS per avere l'orario? Che lo fa? Io sono una immigrata digitale e porto l'orologio. I miei ragazzi raramente hanno l'orologio, perché tirano fuori dalla tavola e dice, ah, ma questo è un single device, ha solo una funzione, o due, tre. Loro invece sono multitasker in tutti i sensi. Quindi renderli protagonisti, è stato detto in vari modi, imparare attraverso l'indagine, quindi cercare loro le informazioni, costruire loro e darsi feedback reciproco. Questo punto, che può sembrare minore, è invece importantissimo per costruire lo spirito della squadra, perché i ragazzi spesso si offendono. Allora loro producono qualcosa e dicono, ma io, questo è perfetto, bellissimo. Poi arriva l'insegnante e dice, no, guardi, ci sono delle cose che non vanno. Se fanno questo feedback fra di loro, costruiscono
crescono insieme e si offendono di meno. Devono imparare ad accettare i complimenti, sicuramente a farli quando una cosa vale, ma anche ad accettare la critica costruttiva, perché solo così si cresce. Allora, qui abbiamo alcuni dei lavori che facciamo nella classe, ce ne sono tantissimi chiaramente. Qui i ragazzi hanno una domanda posta, cioè cosa servono le lingue straniere, perché vale la pena di insegnarle, di impararle. Hanno costruito un video, questa è solo una fotografia purtroppo, e hanno fatto un video animazione dopo un lavoro di gruppo dove ogni gruppo ha risposto delle domande. Anche qui abbiamo fatto un percorso di inquiry, si chiama indagine, quindi io propongo le domande, quello che solitamente si fa nell'interrogazione, io lo faccio all'inizio, do le domande guida e su quelle loro costruiscono la conoscenza. Questa è una presentazione multimediale, il professore prima l'ha usato, Crazy. Ogni frame, ogni cerchio rappresenta il lavoro di un gruppo e quindi come vedete dentro ogni gruppo ci sono i contenuti e i ragazzi presentano alla classe, perché è molto importante che i ragazzi imparino a dialogare con un pubblico, altrimenti quando lo fanno davanti alla commissione di un esame, quello è l'unico momento in cui loro parlerebbero con una commissione di esame. È un segno che devono guardare tutti, parlare con le persone, uno a uno, guardare negli occhi e di diffondere quello che vogliono dire. In questo caso abbiamo usato la tecnologia in modalità mista, sono dei semplici posters, dei manifesti, ma in realtà sono digitali, perché quello che vedete qui si chiama QR code, è un codice che si trova a volte anche, anzi spessissimo, anche sul latte, per esempio, non lo so, sulla carne, sul pesce, eccetera, quello che compri sul supermercato. Tu, come vedi queste fotografie qui, ecco adesso arriva l'accento tedesco perfetto, lo smartphone, quindi con lo smartphone inquadrano il QR code che porta direttamente sul sito internet. E cosa c'è sul sito internet? Se tu hai comprato la carne o il pesce ti dice dove è stato allevato il pollo o il branzino, non lo so. Questo invece porta sul prodotto digitale realizzato da ragazzi. Quindi loro hanno fatto questo post, l'hanno appeso nel corridoio della scuola, hanno fatto screenshot dei loro lavori e poi con questo qui, come vedi che fanno pure loro, tiri su e puoi sentire la loro voce che parla in lingua inglese. So, per quanto riguarda la collaborazione, io ho introdotto sempre di più questo peer review, cioè la revisione fra pari. L'ho visto per la prima volta applicato nell'università di Harvard, il video è disponibile su YouTube. Ho detto, ma questa è una cosa fantastica. Allora cosa faccio? Qui ci sono le mie ragazze che possono dire, guardi, questa è la percentuale di gradimento dell'attività. Quindi il 63,6% dei ragazzi ha molto apprezzato e vorrebbe rifare. I liked it, let's do it again. Facciamolo di nuovo. Was very useful, I learned a lot, ho imparato tantissimo. It was okay but a bit boring, solamente uno. Quello lo facciamo fuori. Not too bad but a bit complicated, qualcuno ha trovato un po' di difficoltà. Che cosa faccio? Creo dei moduli che loro con il loro smartphone compilano. Quindi non è più scritto ma è molto interattivo. Mentre i ragazzi guardano il lavoro degli altri, perché si fa? Non è solo un gioco, è una destrutturazione della conoscenza. Cioè quando tu guardi il lavoro di un altro e lo confronti interiormente col tuo, vedi cosa di bello ha fatto lui, attiva nell'ispirazione per migliorare anche il tuo. Si chiama riflessione metacognitiva, ma in didattichese, ma se lo dici ai ragazzi, quelli ti guardano e dici, ma zitto, che pianeta vieni tu? Ma se glielo poni sotto forma di gioco, allora diventa molto interessante per loro. E come hanno risposto? Ho imparato tantissimo. Dunque, andiamo avanti. Qui ho fatto un paio di screenshot. I miei ragazzi, ok? Qui ci sono Laura e ci sono Sofia, hanno tutti il loro blog. Che cos'è un blog? È un diario. Loro l'hanno usato come portfolio digitale. Il portfolio digitale è una raccolta. Adesso chiedo Eros se per favore mi può cliccare qui. È una raccolta dei lavori che loro, se mi vai un pochettino giù, possiamo far vedere magari il blog di Laura, visto che è qui, e poi guarderemo questo con i papà, vedi che è di Sofia, così. Okay.
è un diario. Loro possono scrivere quello che vogliono, ma non l'abbiamo usato come documentazione del lavoro svolto. Quindi, se scendi un pochettino più giù, si vede i lavori che hanno fatto e come l'hanno fatto. Quindi ho chiesto ai ragazzi, cosa abbiamo fatto? Come non sto dicendo le bugie. Come l'abbiamo fatto? Che cosa hai imparato? What did you learn? E cosa ti è piaciuto o cosa non ti è piaciuto? Ragazzi, è piaciuto molto fare questo lavoro. Qual è lo scopo didattico? Di nuovo, la raccolta dei lavori fatti durante l'anno, sicuramente, ma la destrutturazione del processo di apprendimento. Significa che non si studia solamente per il voto. Il voto aumenta automaticamente, quando i ragazzi sono coinvolti emotivamente, cioè quando sono convinti di quello che stanno facendo, sono contenti di farlo e ti dicono, prof, quando il prossimo progetto? Quindi hanno messo tutte le loro cose qui, per esempio questo è un lavoro su Jane Austen, ok? Ci sono la loro raccolta. Dunque, se torniamo indietro sulla presentazione, andiamo un pezzettino avanti e facciamo vedere invece il sito web. Nella classe quarta di U abbiamo fatto i blog individuali, ogni ragazzo ha il suo blog. Invece per questa classe abbiamo fatto, se puoi scendere un po', Eros, per favore, proprio il sito web della classe. Quindi in questo sito i ragazzi, ecco qui si vedono, scendi ancora un po', Eros, please. Allora, questi sono i ragazzi che stanno lavorando nei gruppi, ok? Torniamo su, Bittershen, e si presentano, ok? Qui se clicchiamo su in English, ci sono tutti i lavori che hanno svolto durante l'anno. Proviamo a cliccare su Our Film Reviews. Il secondo, in questo caso i ragazzi, come vedete, hanno scritto sia in inglese, quindi un ottimo esercizio, che è in italiano quello che hanno svolto. Scendiamo pure, Eros, vediamo che cosa hanno scritto, che cosa hanno imparato. Vieni un po' picchettino più giù, please. No, yeah, torna un pochettino indietro. Ok, questo lavoro è stato utile come classe perché abbiamo potuto usare la lingua straniera per fare qualcosa che ci piaceva veramente. Io voglio che i miei ragazzi provino gioia in quello che fanno, si devono divertire. Se tu non ti diverti non puoi imparare una lingua straniera, se tu hai paura, sei bloccato, non lo fai. E aiutandoci a vicenda, inoltre, grazie al video della prof, abbiamo migliorato anche le nostre competenze digitali, il lavoro ci è piaciuto molto all'intera classe, lo consigliamo a tutti i docenti, in quanto anche quelli fra noi che non amavano molto la lingua straniera, si sono impegnati al 100% per dare il massimo. La cosa più importante è che questo lavoro ha portato a tutti a dei buoni risultati. Hanno scritto loro, hanno creato dei mostri. Scendiamo un pochettino giù. No, sorry, sorry, così. Ecco, prendi questo crux, clicca dentro, per favore. Quindi la revisione di un film o di un spettacolo fa parte del first certificate. I nostri ragazzi devono prendere la certificazione di inglese. Quindi invece di fare solamente il tema scritto che la professoressa corregge e dice oh che schifo, fatto qui, non va bene. Allora scendiamo, facciamo vedere la pagina web che questa ragazza ha creato. L'hanno fatto tutto da sole. Questa è la descrizione del film e qui ha messo delle immagini, scuri pure per far vedere velocemente. Grazie Eros Infinite. Ok? Ci sono la trama, tutto scritto in inglese, le immagini, ok? Eccetera. Adesso clicchiamo su More, esatto. È presente qui la mia collega Roberta, dove sei sparita? Di Storia dell'Arte. Se mi clicchi su Storia dell'Arte, sono andate dal professore e hanno detto prof, facciamo tutto noi, ci fa fare, facciamo un video, facciamo una presentazione, pensiamo a tutto noi, basta farli lavorare. Cioè farli stare seduti 5 ore sul banco a ascoltare la lezione frontale, loro non ce la fanno più. Anche perché hanno un livello di soglia di attenzione molto basso. Quindi dopo 10 minuti la lezione deve finire, devi fargli fare qualcos'altro, altrimenti non c'è apprendimento. Okay? Quindi qui per esempio ci sono i progetti della professoressa Costantini, anche qui hanno fatto una pagina web come ho parlato. Possiamo tornare su, grazie ancora More qui. Hanno fatto anche scienze naturali, clicchi un momentino, un progetto sulle cellule staminali. Hanno fatto delle infografiche, le hanno fatte in inglese. Tutto questo al di là del mio, l'hanno fatti da solo. Ok, torniamo sulla presentazione e concludiamo. Quindi, vado avanti.
così. L'ultima cosa che faccio vedere per vedere i ragazzi in azione è questo video, dura 2 minuti, quindi abbiamo finito. Vediamo i ragazzi che presentano in classe, perché il momento più importante per loro è la produzione. Quindi di tutto questo lavoro che hanno fatto, loro fanno lezione a loro compagne e compagni accolgono molto volentieri queste cose. Quindi se facciamo partire il video, i progetti erano sugli eroi, lo rendiamo magari. E questi si vedono i ragazzi che presentano un progetto su chi è l'eroe dei nostri giorni. Questo è Mahatma Gandhi, Silvia ha presentato Gandhi, questa è Silvia nella sua classe. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Cristiano e Giada hanno fatto un video su Malala, hanno preso anche dei cartelli e hanno scritto le domande che avrebbero voluto chiedere a Malala se l'avessero incontrata di persona. Matilde e Alessandro hanno presentato Alan Turing, che ha fondato il primo computer, hanno fatto una video, una reazione, una presentazione digitale, perché lo ammiriamo. Questa è Matilde che presenta in classe, Giulia e Ludovica hanno fatto Alexander Fleming, il fondatore, cioè lo scopritore della penicillina. Questi sono i ragazzi in classe, normali ragazzi che raccontano, ma vi prego di guardare i loro sorrisi, quello che cambia sono i sorrisi. Laura e Rachel hanno presentato Martin Luther King, hanno scelto loro gli eroi del loro tempo. Alessandro e Francesco hanno presentato Rosa Parks, la donna che ha rifiutato di cedere un posto sull'autobus e da lì sono partite il movimento di liberazione dei neri. Sofia ha fatto Maria Montessori, che per una ragazza delle scienze umane è un fondatore. Aveva i capelli biondi all'epoca, eh? Allison ha presentato una video animazione, Aung San Suu Kyi, la vedete, anche da qui, che sta presentando alla classe e sorride. Camilla e Veronica hanno presentato Jane Goodall, la studiosa che si prese cura per anni degli chimpanzees, del chimpanzé. Anche loro hanno fatto Crazy. Sofia e Sofia ha presentato questo eroe che per me era sconosciuto, ma che ha salvato il mondo da un attacco nucleare, quindi ha rifiutato di premere il bottone nonostante l'Unione Sovietica volesse far scattare i missili. Monica ha presentato Oscar Schindler, tutti lo conosciamo per il film, ha fatto un libro digitale, un ebook. Elena ha presentato Sylvia Earle, che è una famosa oceanografa, ha fatto anche lei un Crazy. Mariella e Maria hanno presentato Mandela, hanno fatto una pagina web, hanno raccolto immagini, hanno scritto i testi, hanno presentato la classe. Ed infine Patch Adams, Viola e Francesca. Viola è anche un'animatrice, va negli ospedali, per questo ha il naso rosso, e quindi ha portato una parte di sé nella classe e ha raccontato qualcosa di sé. Dunque, questo è tutto. Chiaramente anch'io ho un blog e se qualcuno vuole vederlo può cercare il mio nome e lo troverà. Quindi la prova di